Salve a tutti, ben trovati. Per chi non mi conosce, io sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vedremo come realizzare un bellissimo effetto legno utilizzando una pittura dell'Oikos. Poiché questo decoro è un pochettino difficile realizzarlo per tutta l'altezza della parete, per non avere problemi vi consiglio invece di farlo fino a 1,20 m da terra. Dico 1,20 m perché proprio a questa altezza andiamo a finire più o meno con il decoro al di sotto degli interruttori della corrente. Logicamente la misura che ho dato è indicativa, chiaramente ognuno può fare un pochettino come vuole. Comunque, a questo scopo metto una bacchetta decorativa in gesso per dividere la superficie della parete da decorare da quella che non deve esserlo. Per dividere la parete, come vi ho detto, sto usando un gessolino, ma voi potete utilizzare anche un rotolo di bordo decorativo in carta. Naturalmente, per una questione tecnica, il gessolino va installato subito perché va incollato con lo stucco al muro, mentre il bordo decorativo va posizionato sulla parete alla fine, quando abbiamo finito di pitturare. Questo perché rispetto al gessolino va incollato con della colla vinilica, in quanto è di carta. Per fissare il gessolino sto usando lo stesso rasante che ho rasato la parete. Dopo aver rimosso lo stucco in eccesso con un dito, vi consiglio di passare anche un pennellino bagnato con dell'acqua. In questo modo siamo sicuri di lisciare il più possibile lo stucco applicato. Questo piccolo trucco ci permetterà di lavorare di meno con la carta abrasiva quando poi dobbiamo carteggiare. Come carta abrasiva vi consiglio questa, eccola. Come vedete, la grana è la numero 120. Poiché abbiamo fatto tanta polvere, allora dobbiamo neutralizzarla. A questo scopo passeremo un fissativo acrilico. Eccolo qua. Per la sua diluizione, logicamente, vi consiglio di fare riferimento alle indicazioni riportate sull'etichetta del contenitore. Dunque, a questo punto siamo pronti per tinteggiare. Allora andremo a pitturare prima il lato superiore della parete. A scopo dimostrativo io farò un verde chiaro, logicamente voi potete scegliere qualsiasi colore. Bene ragazzi, una volta terminato la parte superiore della parete, ora andremo a fare il lato di sotto. Dunque, per quanto riguarda l'effetto legno che vi devo mostrare, per fare questo occorre realizzare prima un fondo bianco nel lato sottostante della parete, logicamente. Quindi a questo scopo andremo a fare due mani di pittura lavabile. Questo fondo bianco sarà la base sulla quale andremo a fare il nostro decoro. Ok signori, anche il lato di sotto è stato completato, è perfettamente bianco.
Ora, per terminare la sua preparazione, dobbiamo fare una passata di fissativo acrilico diluito al 50%. Come vedete, lo faremo molto concentrato. In questo modo andremo a creare una pellicola impermeabile sulla parete che ci permetterà di avere più tempo per la lavorazione del prodotto che dobbiamo applicare. Carissimi amici, attenzione, abbiate cura di passare questo fissativo su tutta la superficie del lato inferiore della parete. Non lasciate nessun angolino scoperto del muro, perché proprio in questo punto, quando andremo poi a decorare con l'effetto legno, si vedranno delle macchie perché si asciugherà prima il prodotto. Questo sarebbe un errore grave da evitare assolutamente. Per realizzare l'effetto legno che vi devo mostrare, userò questo prodotto dell'Oikos che si chiama 800 Antico Velluto. In questo bicchiere, ecco qua, già ho versato un po' di pittura e l'ho diluita al 50%, ossia ho messo metà prodotto e metà acqua. Per stenderla sulla parete, vi consiglio di acquistare questo pennello piatto. È largo 100 mm ed è spesso 10 mm. Costa soltanto 5 euro. Inoltre dovete acquistare questo comodo attrezzo, eccolo qua, che serve proprio per fare l'effetto legno. Si chiama vena legno e costa intorno ai 10-12 euro. Lo potete acquistare anche su internet. Ok, fatto questa piccola premessa, ora prima di iniziare andremo a proteggere con della carta gommata tutte le parti che non vogliamo sporcare. Abbiate cura di salvaguardare i battiscopa, i coprifili delle porte e logicamente tutto il resto. Bene ragazzi, finalmente possiamo iniziare con la dimostrazione. Allora, con il pennello piatto che vi ho indicato prima, andremo a stendere il prodotto sulla parete facendo delle strisce larghe più o meno una quarantina di centimetri. Senza aspettare nemmeno un attimo, prenderemo subito il tampone vena legno dell'Oikos e lo appoggeremo sulla parte alta della parete. Lo facciamo scorrere su di essa facendo un movimento continuo e deciso. Nel mentre scorriamo sulla parete, facciamo anche un movimento ondulatorio con i polsi per marcare le venature del legno che stiamo creando. Ritorniamo poi sulla parte alta della parete per ricominciare. Molto semplice. Ogni tanto ricordatevi di rimuovere con una spugnetta il prodotto in eccesso che si è accumulato sul tampone. Per spiegarmi ancora meglio, ora vi faccio vedere questa ripresa a velocità ridotta. Fate attenzione al movimento ondulatorio che farò con i polsi. Ecco, guardate, molto semplice. Ora ripeto, guardate il movimento che faccio con i polsi. Veramente molto semplice. Come già vi ho accennato, il prodotto che sto usando si chiama 800 Antico Velluto. È disponibile in diverse colorazioni e il suo costo è di circa 30 euro a chilogrammo. Comunque, se volete risparmiare ed avere un risultato uguale o a mio avviso anche più bello, allora dovrete acquistare il Multi Decor. È sempre un prodotto dell'Oikos. Un chilogrammo di questo costa soltanto 12 euro ed è ottimo per lo scopo. Infatti, generalmente ho sempre usato il multidecor. Vi consiglio comunque, prima di iniziare, di fare delle prove su un pannello in modo da prendere dimestichezza con la tecnica. Vi garantisco che dopo 2 o 3 volte che l'avrete fatto, vi verrà molto più facile e naturale. Carissimi amici, volevo dirvi una cosa veramente importante. Dunque, se vedete una certa abilità da parte mia nel fare le cose che vi mostro,
Sappiate che questo è frutto di una grande passione che nutro da sempre per il fai da te e che si è sviluppata sempre di più nel tempo man mano che sono passati gli anni. Inoltre, abitando in una città come Napoli, dove il lavoro è davvero poco, allora per necessità ho dovuto affinare ancora di più l'arte di arrangiarmi per garantire benessere e tranquillità a mia moglie e ai miei due ragazzi. Detto questo, se anche voi per necessità volete provare a fare qualcosa, beh allora datevi da fare e fatelo. Perché c'è sempre una possibilità per tutti per iniziare. Ricordatevi, cari amici, che le difficoltà che giustamente incontriamo a fare le cose che non abbiamo mai fatto rafforzano il nostro carattere e addirittura affinano la nostra abilità. Mi scuso per questa piccola parentesi, ma per me questa era una cosa importante e ve l'ho detta. Se casomai non siete soddisfatti di come vi è venuto l'effetto legno, possiamo sempre ripeterlo. Ora vi faccio un esempio. Ecco, guardate, in questo punto magari non siamo soddisfatti di come è venuto, quindi riprendiamo il pennello e andiamo a passarlo sulla parete per ridistribuire il prodotto. Poi prenderemo un'altra volta il tampone e andremo a decorare da capo. Logicamente, questo lo possiamo fare quando ci accorgiamo subito del difetto, insomma quando il prodotto è ancora fresco. Ma se invece il prodotto si era già seccato, allora conveniva aspettare un giorno per far asciugare bene tutto, poi rifare il fondo su tutta la parete, il fondo bianco, e ricominciare la procedura. Molti di voi sicuramente si chiederanno come sarebbe venuto questo decoro se invece di farlo su un pannello lo avessi fatto su una parete vera. Beh, allora guardate qua che bel servizio che ho fatto nello studio di mia nipote Rosa. Guardate qua che meraviglia. Carissimi amici, ho il piacere di presentarvi questa splendida ragazza. Eccola qua. Si chiama Rosa ed è una mia nipote. Ora ci troviamo a casa sua ed è proprio in una sua stanza da studio che ho realizzato l'effetto legno che vi ho mostrato. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!